Un bel progetto che ha visto coinvolti 20 anziani, over 70, provenienti dai vari circoli ricreativi della città. Attraverso la loro manualità artistica, in circa un mese hanno realizzato 60 pergamene in legno, che poi sono state donate alle associazioni del terzo settore che operano a favore degli ammalati, dei diversamente abili e agli anziani. Un'iniziativa che ha come obiettivo quello di non rassegnarsi nonostante i tempi difficili e rimanere sempre attivi, utilizzando al meglio il proprio tempo a disposizione. Il valore vero di questo progetto, che consiste nel donare a tutte le associazioni, le realtà che nella nostra città, e sono tante, perché fanno ne ha tante, si occupano di solidarietà, che aiutano gli altri, che fanno volontariato, e che danno anche il senso della gentilezza, un tema che a me è molto caro. E l'iniziativa è donare non solo l'uovo di Pasqua, siamo in questo periodo, ma anche una pergamena in legno realizzata direttamente dai circoli anziani, con la collaborazione anche nel confezionamento anche dei ragazzi, delle persone con disabilità che frequentano il CTL San Lazzaro. È un bel connubio. E il valore vero è che ci danno davvero un esempio, l'esempio che noi ne usciamo davvero solo se puntiamo sulla solidarietà, se la riconosciamo e se diamo anche a coloro che si impegnano giorno per giorno nella solidarietà, nel volontariato, nell'aiuto con gli altri, un riconoscimento e un gesto d'affetto. L'iniziativa, che rientra nell'ambito Old But Gold, finanziato dal Comune in collaborazione con la Proloco di Fano, l'assessorato al welfare e grazie al coordinamento di Giorgio Falcioni e Sauro Berluti, ha visto consegnare sia le uova che le pergamene in legno anche ai rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose. Quindi è davvero un modo gentile, con un gesto d'affetto, per fare a tutta la comunità da parte dei circoli anziani e della Proloco, che gestisce questo progetto, gli auguri di buona Pasqua.